Tanguy Ndombele si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Piano piano la squadretta la stanno costruendo. Innanzitutto spero che abbiate passato un bel Ferragosto. Io appunto, essendo fuori, mi sono perso le partite di Verona-Napoli e Juventus-Sassuolo, che quindi non ho potuto commentare, ma siamo qui per parlare di notte di calciomercato Napoli, perché secondo me è veramente un affarone. Come sapete, Fabian Ruiz molto probabilmente andrà a finire al Paris Saint-Germain per una cifra che si aggira sui 25 milioni di euro. Secondo me un'ottima cessione, perché è proprio un giocatore che non mi piace. Secondo me Ndombele è il doppio più forte, magari sto esagerando, però comunque ragazzi è sicuramente superiore allo spagnolo, che a mio modo di vedere ha sì, una bella botta là fuori, un bel centrocampista, ma nulla di particolare, molto comunque macchinoso, cioè a me non mi è mai piaciuto Fabian Ruiz, discontinuo, e quindi credo che il Napoli, se appunto l'affare dovesse andare a porto, farebbe veramente un affare clamoroso. L'ultimo della Sky dice che comunque c'è l'accordo tra Tottenham e Napoli, magari c'è da limare qualcosa all'interno del contratto appunto con il calciatore, ma è un'operazione che va verso il chiudersi. Tra l'altro c'è un altro affare in porto, perché Navas molto probabilmente andrà a finire a Napoli per fare il primo portiere, quindi sempre parlando in ottica Paris Saint-Germain. Insomma, stanno facendo veramente una grande squadra, non va assolutamente sottovalutato questo Napoli. Io l'ho messo i sesti, perché comunque sì, hanno perso Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina, però ragazzi, cioè, quando vai a fare questi colpi, cioè, ti vai solo che a rinforzare. E secondo me un centrocampo composto da Zielinski, Anguissa, quindi appunto più arretrato nel 4-3-3, e Ndombele, che appunto andrebbe a fare la mezzala con Zielinski, secondo me è veramente top. Poi il Napoli può adoperare anche a campionato in corso il 4-2-3-1 con Spalletti, perché no? Quindi comunque giocherebbe magari al fianco di Anguissa, dietro appunto, diciamo, ai trequartisti, a quelli più avanzati. Insomma, un acquisto che sotto tutti i punti di vista importantissimo, d'utile, perché appunto può giocare anche sulla tre quarti, può fare il mediano, fa la mezzala. Mamma mia, che colpo! Giocatore che comunque nell'ultima stagione si è proprio diviso tra Tottenham e Lione. A gennaio 2022 infatti ha lasciato il club inglese in prestito per tornare alle sue origini, appunto il Lione. Tra le due squadre comunque nel complesso ha totalizzato la bellezza di 31 presenze con 3 gol e 3 assist, mentre nella stagione precedente aveva fatto comunque una grandissima stagione, sempre stato ad alti livelli nel corso della sua carriera. Ha ancora 25 anni, un centrocampista che può dare ancora tutto, 46 presenze appunto nel 2020-2021, totalizzando la bellezza di 6 gol e 4 assist. Insomma, un centrocampista comunque prolifico, che se si riprende veramente nella sua forma, quando proprio lo acquistò il Tottenham a 70 milioni di euro, quindi comunque si vanno a fare una minusvalenza, perché proprio a quel tempo era una belva, può veramente essere un top player per il Napoli. E in Serie A un giocatore del genere sicuramente farà bene, perché comunque è fisico, alto 1,81 m, di nazionalità francese, che ha delle caratteristiche veramente, veramente importanti. Appunto, giocatore d'utile che a Napoli può sempre far bene, è bravo con entrambi i piedi, dinamico, bravo tecnicamente, tatticamente, ha una buona abilità anche negli inserimenti offensivi. Insomma, veramente un calciatore completo che io ho sempre desiderato di vedere nella Roma. Negli anni è sempre stato accostato ai maggiori club delle scuole italiane, recentemente soprattutto al Milan. Il Napoli invece va a fregare tutti, anche la concorrenza europea, e si va a portare a casa un giocatore veramente sensibile. Sensazionale, Ndombele, veramente tanta, tanta, tanta roba. Fatemi sapere cosa ne pensate voi qua sotto con un commento di questo acquisto da parte del Napoli ancora non ufficializzato, ma soprattutto del calciomercato che stanno facendo i partenopei, dando un vostro voto. Magari ovviamente, cioè, le opinioni sono aperte a tutti. Calciomercato sufficiente, insufficiente? No, secondo me è un calciomercato buono, 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 perché si sono andati a riparare nonostante le cessioni che comunque sono state importanti. Quindi noi ci vediamo alla prossima. Mamma mia, che colpo, tanta, tanta, tanta roba. Ciao.